sì, bisogna. Allora, ecco qua, no, dopo diamo la parola a tutti tranquillamente. Avevo detto Punta Italia dei Valori perché tutti hanno la loro proposta, più analoghe mi sembrano fare Italia dei Valori, poi c'è comunque Fratelli d'Italia, c'è la Lega che ha la sua, PD sentiamo, diciamo PD corrente renziana, quindi non estrema, ecco, per precisare, prego. Beh, mi fa piacere, insomma, che come abbiamo capito è un problema trasversale, indipendente da quelle che sono le forze politiche. Noi ci siamo messi a tavolino, abbiamo dato la disponibilità ai cittadini di poter firmare nel proprio comune, non c'è stata nessuna pubblicità, eppure tramite i WhatsApp sono stati raccolti in 3 mesi 2200 firme. Stiamo parlando di un'iniziativa che nel Veneto ha raccolto 203, cioè 2 milioni 200 mila Tenga pure firme, alzato e allora 2 fermo. milioni 200 mila firme a livello nazionale. 230 mila firme nel Veneto, parliamo di 25 mila firme nel Padovano e 5 mila nella città. In maniera trasversale, per cui indipendentemente da quello che è uno schieramento politico, è proprio un'esigenza dei cittadini. A volte fa riflettere che parlando con italiani all'estero dicono in Romania mi sento più sicuro che non in Italia. No. Fa specie perché abbiamo le carceri sovraffollate in Italia e non riusciamo naturalmente a governare questi eventi. I cittadini si sentono indifesi e giustamente non vorrei mai che arrivassimo come negli Stati Uniti, dove le migliaia di morti all'anno non sono tanto le guerre quanto si sparano tra di loro perché le armi le compri al supermercato. Però la riflessione è questi cittadini che dicono voglio difendermi a casa mia, se trovo la mamma, mi dice, la mamma mi dice, portando a scuola i miei figli, cosa faresti? Io lo ammazzerei, poi è logico che lì al momento cosa vai a fare? La proposta che è stata presentata, di cui appunto abbiamo parlato le firme in 3 mesi, a giugno dello scorso anno, sono firme autentiche che valgono per quello che sono l'aumento delle pene da 2 ai 6 anni e che Quindi voi la si puntate sulla pena, che è sulla quello che abbiamo pena, perché detto? dice che se un ladro ruba e viene beccato deve andare in carcere, poi che i carceri siano sovraffollati, quello è un altro problema Un'altra questione, italiano, va un'altra bene, questione. Nessun risarcimento per chi viene naturalmente a rubare, cosa che invece attualmente è così, le prego. può Questo è un altro richiedere. problema incredibile, anche di Incredibile, carattere per cui economico. se io gli do una botta in testa oppure lui mi chiede i danni e io devo pagarlo, oppure nessun reato, a causa, naturalmente, che può essere dato a chi, tra virgolette, si difende a casa propria. Allora, una questione economica, una questione anche di reato, della serie. Esempio, io trovo il ladro, lo chiudo nello sgabuzzino. Quello mi accusa di sequestro di persona, io vengo condannato per sequestro di persona. Oppure il negoziante che si ritrova a chiudere il ladro dentro la saracinesca, questo poi si becca una denuncia per sequestro di persona. Cioè siamo al paradosso. Come può funzionare una questione di questo tipo? Allora, proposta di legge, basta, è dentro un cassetto, basterebbe metterla all'ordine del giorno, se ne parlava prima, nella pausa, per cui penso che sia di buon senso, come di buon senso anche riprendere in mano quello che sono i rapporti internazionali, per cui se uno viene beccato ed è straniero lo si rispedisce a casa propria. E là, un'altra Come, versione. quindi chi non rispetta le leggi, cioè ci saranno questi canali preferenziali per cui andrà a spendersi Siete gli unici firmatari voi di questa, del vostro, gli unici firmatari? Iniziativa No, popolare, popolare, l'inizia iniziativa popolare. E voi Cioè, è un'iniziativa, una legge di iniziativa popolare, quindi i cittadini, in maniera trasversale, è lì ferma, quindi tutti possono su prenderla e proposta di portarla. Italia dei Su Valori. proposta, perché abbiamo costruito, tra virgolette, questa proposta di legge abbastanza semplice, basterebbe portarla all'ordine del giorno, si diceva prima. Quindi, rispettando quello che sono i voleri dei cittadini e senza voler far polemica, però dicendo o le teniamo dentro il cassetto, o cerchiamo invece di valorizzare quello che i cittadini hanno chiesto. Chiarissimo. Noi l'8 di aprile, per esempio, siamo giù a Roma e abbiamo un'assemblea generale, proprio all'ordine del giorno sarà quello di trattare, parlare con i cittadini, proprio per discutere assieme di questo punto, cioè siamo presso il centro congressi vicino alla stazione, sabato 8 aprile, se qualche cittadino vuole venire a parlare anche di questo tema, penso che ormai cosa c'è da aspettare da giugno scorso? Chiarissimo, no, ma infatti abbiamo È un visto. paradosso, per cui dico, abbiamo bisogno di dare delle risposte, se no è normale che poi alla fine i cittadini si sentano un po' lontani dalla politica se questa poi non gli dà la risposta. E dall'altro, dicevo,
anche quelle proposte che vengono attualmente fatte da Minniti, dopo magari ne riprendiamo come discorso, è un passo in avanti, però si può fare ben oltre. E cosa aspettiamo ancora? Dopo vediamo infatti che valenza possono avere. Prego, Fratelli d'Italia, perché devo fare il giro un po' di tutti per i vostri punti di vista. Io ripartirei un attimo dall'intervista che sentivamo prima durante il servizio del signor Mario, il ristoratore della zona di Lodi, che è uno degli esempi, non volevamo prendere qui nel Veneto perché ce ne sono anche tanti altri. No, perché mi ha toccato particolarmente sentire la disperazione di quell'uomo. Perché io sono convinto che chiunque si trovi in una situazione di quel tipo non spari, non pensi di uccidere con una certa sufficienza. Cioè chi infatti si ritrova la parola a fare, paura, secondo me, infatti, cioè può farti reagire genere, come anche spaventare certo. In modo incredibile. E già questo, voglio dire, di per sé andrebbe a sfatare quella diceria per la quale una certa politica vorrebbe quasi un ritorno al Far West. Cioè chi spara lo fa come ultimo atto estremo per difendere se stesso, i propri figli, la propria famiglia, la propria proprietà. Purtroppo cosa manca a tutto quanto questo? Manca la politica, manca il legislatore. E manca il legislatore che dovrebbe, su una delle tante proposte, decidersi finalmente di mettersi a un tavolino e riuscire, voglio dire, a sfornare una normativa che in qualche modo permetta quel principio che sentivamo prima dall'avvocato Fratallone. Nel momento in cui tu entri a casa mia, già sei dalla parte del torto. Quindi io sono legittimato a difendermi. Soluzioni alternative non ce ne sono e purtroppo su questo io sono convinto che non ci arriveremo mai. Il secondo emendamento americano sostanzialmente, che è quello che dice la proprietà è inviolabile. La proprietà giustamente deve essere inviolabile, voglio dire, se mettiamo in discussione anche il fatto che io possa salvaguardare la mia vita o quella dei miei cari o quella della mia proprietà, a quel punto lì arriviamo veramente al Far West, cioè al momento in cui non riteniamo questo un valore principe per la dignità dell'uomo. Allora dicevo, la politica che cosa deve fare? Deve sedersi intorno a un tavolo, deve riuscire a trovare la giusta mediazione partendo da una delle tante proposte che vi sono. La proposta dell'Italia dei Valori. Io capisco che molti cittadini si siano recati anche spontaneamente, seppur magari non conoscendola a fondo, a votarla. Perché è un tema assolutamente sentito e su questo, non per ragionare poi a casa d'altri, ma sono convinto che i cittadini che anche culturalmente sono magari vicini alla sinistra o che sono elettori della sinistra, abbiano fatto lo stesso. Certo. Sì, tutti. Molte. Vedo un distacco tra la politica partitica, cioè i partiti della sinistra e i cittadini, in questo senso veramente molto, molto distante. La medaglia la sinistra... dei valori non è di destra, vero? No, l'Italia infatti... dei valori è l'Italia dei valori, ma ad esempio io mi ritrovo a ragionare ovviamente come chiunque, voglio dire, al bar piuttosto che in piazza, piuttosto che al lavoro, con elettori dichiaratamente di sinistra che si sentono assolutamente distanti rispetto anche alle stesse scelte che sta facendo Minniti in questo momento, cioè facendoci credere che si sta mettendo mano in maniera importante, dando strumenti importanti agli amministratori locali e non solo, alla magistratura e alla polizia giudiziaria per contrastare questo tipo di fenomeni, quando invece assolutamente ci si rende conto che sono bazzecole e bisognerebbe intervenire invece su cose e su reati di questo tipo. Quindi vedo veramente un distacco forte tra i cittadini e una certa politica. In questo senso la sinistra ha sempre un pochino rincorso quelle che erano le posizioni del centrodestra. Prima, finché eravamo in pausa pubblicitaria, la facevo come battuta, ma vi assicuro che battuta non era. Al tempo, dall'opposizione al governo della città di Zanonato, quando avevamo proposto i vigili di quartiere, quindi i quartieristi, eravamo tacciati come chi in città rivoleva le ronde con i manganelli che controllavano con uno stato di polizia i nostri quartieri. Ad oggi il fatto di avere il vigile di quartiere è una cosa assodata, richiesta, fatta da tutte le amministrazioni, al di là del colore politico e tutto. Ci avevamo pensato 20 anni fa, ne avevamo lanciato la richiesta 20 anni fa e eravamo tacciati così. Ad oggi è una cosa normalissima. Anche su questo io sono convinto, per dare risposte a un tipo di criminalità diversa rispetto a quella che era una volta. È quello che è importante sottolineare. Forse tanto è più sui nostri territori, ad esempio su Padova, sulla provincia di Padova e sulla città di Padova. Noi sappiamo perfettamente come per un limite o una grandezza anche geografica, Padova sia baricentrica attraverso una logistica molto, molto semplice, attraverso un'opportunità di potersi spostare. Questo va bene per le merci in positivo, allora abbiamo una grande logistica e molti spazi che portano ricchezza al nostro territorio, ma dall'altra sono anche motivo di passaggio veloce di merci illecite e di persone che velocemente arrivano da fuori provincia, addirittura da fuori nazione, entrano sul nostro territorio, fanno quello che devono fare, se ne fregano se c'è qualcuno in casa o se non c'è nessuno in casa,
fanno quello che devono fare, pigliano e se la vanno via nel giro di poco, quindi difficilmente anche contrastabili. Certo. Laddove il cittadino è costretto a difendersi da solo, e dicevamo prima non lo fa con facilità o con superficialità, ecco che viene una sconfitta da parte dello Stato e da parte della politica. Assolutamente, ricordiamo non solo nelle case dove sono i familiari, prima vedevamo delle immagini che sono tratte da telecamere di sicurezza, luogo di lavoro, quindi distruzione. Guardi, proprio di beni materiali. È capitato proprio alla mia famiglia, che ha avuto una tabaccheria per alcuni anni, e mia mamma, donna sola, comunque di una certa età, è entrato un ragazzo a viso coperto, ha puntato la pistola in pancia alla mamma, l'ha lasciata buttata per terra. Okay. Fortunatamente non c'era il papà. Posso fare una provocazione, papà Netto, consigliere, solo una provocazione, perché so che sei un uomo di spirito e intelligente, ma allora se avevate proposto già 20 anni fa questo tipo di soluzione, no? Quindi siete stati un po' insomma lungimiranti, ecco. Come mai come partito non siete riusciti a svilupparvi in maniera adeguata, seguendo un po'... In termini percentuali, scusami, abbiamo appena ricominciato, siamo un partito neonato. Sì. No, ma al di là di quello, purtroppo è un dato di fatto. E seppur il tema è sotto gli occhi di tutti, e così come diceva la senatrice prima, vi è una forte attenzione da gran parte della parte politica e quindi vi è una spinta forte in questa direzione, dall'altra parte c'è una spinta uguale ma nell'altra direzione da parte della sinistra, che fa in modo che i lavori anche a livello parlamentare rimangano fermi. Dopo sentiamo chi rappresenta per cui la non sinistra, si riesce ad arrivare a una soluzione del problema. Dopodiché, per risolvere il problema della sicurezza, questo governo, invece di dire risolviamo il problema della legittima difesa, risolviamo il problema di come vengono gestiti i flussi, risolviamo i problemi legati alla certezza della pena, mi dice facciamo il DASPO delle città. Così il sindaco, okay, può mandare il marocchino che spaccia dall'Arcella alla Sacra Famiglia e pensa di aver risolto il problema. Posso dire una cosa veloce? Sì, però per Elena Luciani, no, povero perché così facilito anche l'intervento del sindaco, giusto per chiarezza, perché diciamo in Parlamento, che il Camera e Senato, il Parlamento italiano è il legislatore, cioè sono le istituzioni che fanno le leggi, che devono fare le leggi, e si spera nel modo migliore possibile, a mio avviso se ne fanno pure troppo e se ne forse dovrebbero fare meno, ma è più chiaro. Scritte meglio. E ovviamente frutto di concertazione, questa è la nostra democrazia parlamentare, no? Si portano avanti delle iniziative, si discutono, si esaminano, vengono fatte da tutti i gruppi, da tutte le forze politiche, delle proposte anche di modifica che possono essere migliorative, che possono essere magari peggiorative, ma il tutto è frutto di un dibattito parlamentare. Ma magari, io lo voglio interrompere, magari fosse così, è stata appena posta la fiducia sul disegno di legge in materia di giustizia, gli avvocati penalisti hanno stabilito 4 giorni guardi, di sciopero questo... e oggi è stato deliberati altri 4 giorni prima che arrivi al voto alla Camera, questo... perché vengono tolte tutte le garanzie ai cittadini al di fuori di ogni tipo di confronto con l'avvocatura. Posso è una cosa concludere terribile. Il discorso? Concludere rapidamente, che dopo avete da ribadire. Sono assolutamente d'accordo con lei, tant'è vero che noi che siamo in Parlamento una forza di minoranza e di opposizione, abbiamo, ripeto, fatto un intervento molto duro a dire che quel disegno di legge, al di là dell'aspetto legittima difesa, al di là dell'aspetto che non è stato affrontato, alza, è vero, sì, le pene per furti e rapine, va dato atto a questo governo di centrosinistra che ha messo mano a una norma che comunque prima era ancora troppo blanda e non era mai stata però toccata neanche quando però dopo, il governo scusami, cioè, non ci non sono non però non poi non le circolari ministeriali finire, che dicono finisce, e chiedono alla magistratura fate attenzione a metterli in carcere perché spazi non ce ne sono, quindi cercate soluzioni alternative. Il discorso allora, è questo, la nostra posizione è stata di assoluta contrarietà proprio perché l'abbiamo ritenuto insufficiente nel merito, perché non dà questo segno, questo segnale forte ai cittadini di Stato rigoroso, preciso, serio, che fissa delle pene certe, chiare, non dà la misura al cittadino di sapere che quelle pene vengono poi effettivamente scontate, espiate, e non interviene. Votato contro, certamente, però voglio, e lascio la parola al sindaco, far presente che
spesso i lavori, i dibattiti parlamentari fanno fatica ad andare avanti proprio perché su faccende così fortemente sentite e dibattute presso l'opinione pubblica, nel momento in cui devi poi farla una norma che sia migliorativa e che sia poi chiara, certamente vengono avanti molte anche istanze tecniche, no? Vengono audite le parti, non so, gli avvocati penalisti piuttosto che i giudici, vengono sentiti gli esperti, questo frena i lavori. Detto questo, è passato fin troppo tempo da che i lavori sono fermi, quindi io mi auguro che tutte queste proposte, che peraltro erano arrivate alla Camera anche in esame dell'Aula e poi sono ritornate in Commissione proprio per dei puntigli tecnici, alla fine della fiera vedano, perché la spinta è molto forte ed è trasversale. Devo dire che il governo Gentiloni in questo momento almeno si sta facendo carico della questione, questo va detto. Ecco, ma invece no, lei Luciani, il vostro punto di vista, poi che devo sentire poi Bisato, perché tira sulla, un po'. Sulla riforma penale, no, per forza, perché deve sentirle tutte. Prego, e mi auguro posso dire, è abbastanza imbarazzante sinceramente tutto ciò, cioè ci sono mille proposte, mille cose, mille chiacchiere. Però francamente il tempo delle chiacchiere è finito ed ma è finito da un pezzo. Ma siamo tutti d'accordo, mi pare, no, su questo. Cioè lei adesso sta governando in un governo che avete... No, io non sono governando, noi siamo all'opposizione. Sì, siete un'opposizione che abbiamo però fino all'altro contro. Giorno avete appoggiato no, i governi. Abbiamo allora, sempre votato dico, contro ogni fiducia, bisogna dire contro, le cose vere però i fatti, e le cose adesso, come scusatemi, stanno. Avete fatto una chiacchierata di 40 minuti. Se io sono opposizione ho tutto diritto di dire che sono opposizione. Il vostro punto di vista come Lega. Io non ho mai contestato, nonostante ho sentito un sacco di sciocchezze. Se io mi stai dicendo delle cose il tema, vera, il tema è che la gente è stanca a casa. Cosa proponete? Avete visto i filmati? Sono di una violenza inenarrabile. Allora, a questo punto non basta semplicemente, voglio dire, fare il compitino. Bisogna un attimino mettersi in campo. Come Lega Nord noi l'abbiamo fatto sempre. Siamo andati veramente a fianco delle persone che sono state rapinate, persone che hanno avuto problemi, anche dandogli ove possibile un sostegno anche economico per difendersi, perché poi non avete idea dell'agonia che è dal punto di vista legale doversi difendere da queste situazioni, ed è veramente una cosa che questo paese dovrebbe solo che vergognarsi, perché quello che sta accadendo è incredibile. Prima cosa, non si sta facendo una legge, non si sta facendo abbastanza. Abbiamo un governo non eletto dai cittadini. Se questa gente andava a casa dal governo, andava a casa dal Senato e dai deputati, adesso si poteva eleggere un governo, magari con Matteo Salvini, questo problema era già risolto, perché una delle prime cose che andremo a risolvere è questa. Si deve scegliere delle due, una delle due strade. O si dà la possibilità alla Polizia di Stato e alle forze dell'ordine di fare quello che fanno in tutta Europa, cioè andare giù cattivi e pesanti, con condanne certe, quindi si fa una riforma della giustizia, ma siccome in Italia fare qualsiasi tipo di riforma è impossibile, perché bisogna trattare, bisogna ragionare, bisogna pensarci, bisogna vedere, bisogna verificare il governo, bisogna dare. Allora a questo punto gli si dice la strada migliore è quella di dare al cittadino la possibilità di difendersi. Certo non un far west, ma il far west è quello che la sinistra magari estrema fa nelle piazze ogni giorno, che sfascia le città, quello è far west o non è far west? Allora gli stessi che parlano di far west, per i cittadini che vogliono semplicemente difendersi, perché guardate bene che quando uno mette piede dentro casa vostra vi sta già aggredendo, anche se non vi ha dato ancora un pugno in testa, vi sta già aggredendo, perché sta entrando nella vostra proprietà privata, nella vostra intimità, nei vostri affetti, dove magari avete un figlio, una bambina, avete i nonni, avete qualcuno a casa. Quello è già un atto di aggressione pesantissimo, è uno dei peggiori reati che c'è, proprio quel tipo di reato, cioè l'aggressione che tu fai entrando dentro casa mia. Se io sono di buio, voglio dire al buio, alla notte, ma anche in pieno giorno, dallo spavento, io certo che sparo e non devo avere nessun tipo di limitazione. Il far west è quello che succede per esempio nel Mississippi, dove se tu ti avvicini alla mia automobile, ok, in piena strada pubblica, posso aprire il fuoco, quello è far west, ma a casa mia io devo potermi difendere come ritengo opportuno. Se non sono una persona che intende avere un'arma, lo sono a prescindere. L'avete visto il signore prima, era dispiaciuto perché evidentemente non è una persona in grado di poter gestire un'arma, perché sennò non sarebbe dispiaciuto, perché normalmente che tu apri il fuoco sai quello che stai facendo evidentemente, o ritieni che sia giusto, quindi forse quella persona è meglio che l'arma non la tenga, ma lo dico per quella persona lì. Se un'altra persona, se uno mi entra dentro casa e sta aggredendo, dice che gli è partito un colpo evidentemente, però ci sarà un ragionamento. Un'arma è sempre un'arma. Sono d'accordo con l'avvocato quando dice esistono le armi di difesa che non per forza uccidono. Ci sono le armi a pallini che la polizia di tutta Europa usa, la polizia italiana non può usare. Poi, quindi partiamo dalla verità. Un'arma ad oggi, su questo siamo tutti d'accordo. Non mi sembra che stiano dicendo delle cose nuove. Di caccia sportiva o anche fuori per difesa, stiamo parlando di una persona che ha la fedina penale pulita, che è super controllata dal punto di vista sanitario. Questi erano invece precedenti penali. E penali. Io
voleva fare i fatti, no, cioè, la differenza che ci vogliono i fatti oggi. Appunto, però, un attimo, però, no, esatto, per cortesia, perché rispettate un attimo. Siamo tutti d'accordo, tutti d'accordo. Però devo dare la priorità adesso. Sì, ma voglio dire, la Lega è stata al governo 10 anni, visto che sono così bravi, perché non l'hanno già prodotta queste norme. Era diversa, era diversa. L'attuale legge mi pare che sia la legge Castelli. Sentiamo chi è il governo. L'attuale legge è la legge Castelli. È la legge fatta quando c'era il ministro giustizia Castelli. C'era un altro tipo di problematica. Ma è certo, è sempre così. Non c'erano queste reali. Il discorso è sentiamo. Ci sono le forze politiche che sono altrettanto convinte, che sono altrettanto accanto alle famiglie, che sono altrettanto accanto alle vittime. Non è che avete predominio solamente voi della Lega Nord, perché usate questi slogan facili e Salvini con le sue belle ferme. Deve parlare di Bisatto. Ma non è questo il problema. A fianco alla Polizia di Stato ci siamo sempre noi, non vi abbiamo mai visto nessun altro. Ma avete criticato perché aveva la maglietta della polizia. Forse tu non c'è. No, veramente ha criticato la polizia. Guarda che erano le stesse forze dell'ordine che lo hanno criticato. Ma detto questo, ci sono altre forze politiche che con altrettanto serietà e anche determinazione queste proposte le stanno portando avanti. Quindi appoggiate anche voi quelle degli altri. Esatto, sentiamo un attimo. Per cortesia. C'era qualche problema atavico tra di loro, forse, perché quando vengono dette, quando uno usa slogan sempre solo per attaccare gli altri, questo non è slogan, è quello che ci chiede la gente. Con me sfonda una porta aperta. Adesso ha tutto il diritto il sindaco di parlare, poveretto, dai. Mi pare di poter dire che spesso anche noi scadiamo negli slogan. Io la settimana scorsa in un'altra trasmissione ho raccolto quella che forse è la sintesi migliore, ma non l'ho detta io. Uno dei condannati in primo grado e poi scagionati, mi pare si chiami Franco Birolo, tra l'altro qui padovano, che ha detto la cosa più saggia, ha detto: in ogni caso io ho ucciso una persona e mi porterò dentro il rimorso per tutta la vita. Questo è chiaro. Pur avendo cercato di difendere gli ambienti in cui mi trovavo, i miei familiari. Di fatto alla fine quando succede un qualcosa di questo tipo ci sono sempre due vittime, chi rimane a terra e chi, preso dall'ansia del momento, dalla giusta concitazione, perché bisogna stare sempre dalla parte della vittima, che a priori io dico per me stesso è chi subisce un'invasione della propria privacy. Però cerco di riportare un po' tutti, perché quando siamo in una trasmissione pubblica abbiamo anche un ruolo pubblico di prestare attenzione, perché il passo è breve dal lasciare libero campo che ognuno si faccia la difesa da sé allo Stato americano in cui se uno ti appoggia il dito sull'auto tu gli spari addosso. Quindi che però vada, sono situazioni che vada diverse. Perché, situazioni, esatto, perché non è così. Situazioni diverse. Se la norma ad oggi è interpretabile in un senso lassista, stavo cercando di arrivare domani lì. Domani sarà più chiara, ok, dando difficoltà. Stavo cercando di arrivare lì. Che finisca. Dico che ci sono varie proposte in Parlamento di modifica. Ce n'è una anche proposta dal Partito Democratico che, ad esempio, toglie le attenuanti e dice che se c'è un grave pregiudizio psicologico, tipo ti entrano di notte, hai dei figli minori in casa, nel cuore della notte appunto, vengono meno tutte quelle attenuanti che andavano a conciliare l'aspetto della proporzione tra offesa e difesa, che è, tra l'altro, ci siamo resi conto, la norma l'avete introdotta voi 10 anni fa, giusto? E l'interpretazione che ne dà la giurisprudenza ha portato a restringerla notevolmente, quindi da lì bisogna partire. Cioè, e anche qui per dire che di fatto il sistema legislativo di per sé ha dei pesi e contrappesi ed è giusto che sia, per fortuna, altrimenti non saremmo più in uno stato di diritto. Non è che perché uno ha l'idea che crede la migliore del mondo poi la mette al pubblico e in 3 minuti la fa diventare. Però secondo lei, dopo della parola sposata, solo chiedere questo, lei è sindaco, amministratore locale, quindi ha contatto con i cittadini, stretto contatto, nel suo comune purtroppo si sono verificati ugualmente casi di persone che sono entrate in appartamento, insomma, e come ovunque. Lei cosa si sentirebbe di dire che questa norma così com'è e come viene interpretata, poi c'è l'applicazione, va bene, oppure bisogna intervenire? Bisogna assolutamente, vista la situazione attuale, non di 5 anni fa, questo momento. Attualmente bisogna intervenire così come bisogna intervenire anche sul fronte della sicurezza. Io da questo punto di vista, ha fatto poco, ha fatto tanto Minniti, ma almeno ha cominciato ad intervenire, ha cominciato a dare qualche potere in più
agli amministratori locali, tra l'altro in correlazione stretta con i prefetti, quindi è un rapporto nuovo con i prefetti, rappresentano il Ministero degli Interni. Quindi significa che si dà un valore all'interfaccia dello Stato sul territorio, che sono i prefetti e i sindaci. Quindi ripartiamo da lì, ripartiamo da, non so chi l'avesse detto prima, che si dice sempre la sicurezza non è di destra e di sinistra. Io lo condivido pienamente. Tra l'altro lavoriamo moltissimo in prevenzione più che in repressione. E in prevenzione significa arredo urbano, illuminazione pubblica, cartelli con scritto attenzione, sistema di videosorveglianza, se deve passare la battuta allora passi. Sì, ce n'è un altro nel Vicentino che scrive qui non possono passare i rom, ma queste sono trovate per andare in TV per prendere un chilo di peso e di voti che io ho sentito dal tuo collega. Vedete, ho sposato per fare domande, esiste anche quello, esiste anche quello. Siamo fuori strada. Bene. Sì, sì, no, ma non divaghiamo. Non siamo fuori strada. Siamo fuori strada e spiego perché. Perché abbiamo un codice penale di cui è figlio l'articolo 52, nonostante il tentativo di modifica fatto nel 2006, che è un tentativo, è stato messo alla prova dei fatti, ma resta un tentativo. Un tentativo, una legge, sì, non un tentativo. È un tentativo di risolvere... Parliamo da 2 ore e pare che non sia fatto niente. Quella è una legge che non sta producendo gli effetti che si volevano. È un tentativo di risolvere un problema sociale che è diventato vieppiù importante e impellente e che viene sentito da tutti i cittadini e da molte forze politiche. Questo è un'analisi, oggettiva, togliendo quello che c'è stato prima, oggettiva, per un attimo. Un'analisi che cerca di essere oggettiva. È stata fatta una proposta dalla Lega, condivisibile o meno, che era modellata su un articolo del codice penale francese. Su un'esperienza molto vicina alla nostra, dove si è detto semplicemente, a prescindere da altre problematiche, se entri in casa e reagisco per difendere me, i miei cari, i miei beni, agisco in legittima difesa, non rispondo di quello che poi faccio. Cioè eliminiamo il problema della proporzionalità. Ho subito l'aggressione a casa mia. Esatto. Cosa devo fare? Non posso fare che difendermi. Okay. Anche perché se uno entra e ti dà un pugno è la stessa cosa. Sono due aggressioni, perché mi sei entrato in casa e mi hai tirato anche un pugno. Scusatemi, sono due aggressioni. Non posso sapere se è armato o no. Vorrei solo cosa sto facendo? No, dico, certe volte lei dovrebbe tenere questioni tecniche, perché se poi entra nell'agone politico, allora... Non bisogna entrare nell'agone politico, perché stavo dicendo che questa proposta di legge, che nasceva da un'esperienza oggettiva di uno Stato occidentale assolutamente simile al nostro da questo punto di vista, per cultura giuridica, ricordo che anche il nostro codice civile è improntato su quello napoleonico, cioè abbiamo un'esperienza molto simile a quella francese, quindi quella proposta, al di là del colore, per un istante, è una proposta che aveva un senso concreto. Sì, quando è stata portata in aula, chiedo scusa. Le aggiungo che ce ne sono poi nel tempo, ne sono state depositate altre che sono anche meglio, perché sono ancora più efficaci. Vedete che finisce un attimo, se no la gente non capisce niente. Ma che anche, per esempio, perché deve finire, così la gente non capisce. Non è importante quello che intendo dire. No, finisce. No, no, perché io vorrei sentire che la no, facciamolo finire, se no la gente non capisce niente. Io in Cassazione non ho nemmeno il procuratore generale che mi interrompe, però no, un attimo, non capito. Può fare qui. Guardi, avvocato, non ha capito cosa intendevo dire, certo, neanche la conduttrice in questo momento. Cosa devo fare per intendevo capirla? Darle... Magari spiegarsi meglio. Ecco, allora, cerco di spiegarmi meglio. Intendevo proprio darle ragione e dirle che a fortiori, cioè anche in più, oltre a quell'esempio francese, in discussione con queste proposte, ci sono altri esempi che sono derivanti, per esempio, da quello austriaco, da quello tedesco, da quello dei paesi scandinavi. Perché altri paesi... Presentiamo, aggiungere... Perfetto, quindi abbiamo precisato. Avvocato, facciamo finire, fratello. È inutile che lei, Luciani, facciamo molto finire. Intendevo rinforzare la sua posizione. Credo di essere stata chiara, credo che i cittadini lo abbiano capito. Fratellone. Avvocato, finisca, perché sennò la gente non capisce. Non sono abituato a interrompere le persone, quindi l'ho ascoltato con molto interesse. Anch'io sempre. Per concludere che le cose che ha detto sono prive di significato. Addirittura. Certo. Per quanto mi riguarda... Però il Parlamento sono... Continuo a interrompermi volentieri. Ma sono in cortesia.
perché così consente, consente ai cittadini di capire. Intendevo dire che ci sono. Che lei che no, l'ha capita, siamo capite. Si invitare da solo, fa un soliloquio. Sì, esatto. No, dica precisi, avvocato, vi intervengo. Va bene, non ho problemi. Quando avete finito, me lo dite e io finisco quello che stavo dicendo. Vada, vada, dai, libero. Finisca. Dai, non lo dico per l'avvocato, finisca. Vedere il minutaggio di quanto ha parlato lei dall'inizio fino adesso e il resto. Allora, allora parlo io. Luigi Sposato. Sono stato zitto. Sono dai, stato Luigi zitto. Sposato, ha avuto l'opportunità. Volevo fare il mio comizio elettorale, invece sono stato zitto. No, cosa doveva dire Luigi Sposato, cosa posso recuperare? Dai, prego. Io ieri sera sono stato all'Arcella, ho comprato un kebab, normalmente non è un cibo che preferisco, però ieri sera siamo fermati e parlando con questo libanese ci siamo messi a parlare in merito a quell'aggressione della signora ottantenne che è avvenuta a Padova, no? E lui mi ha sorpreso la determinazione con la quale lui diceva che al loro paese una situazione di questo tipo avrebbe significato prendere la persona, metterla da una parte, chiuderla e buttare la chiave. Mi ha sorpreso, no? E questo mi ha fatto anche pensare. Gli stranieri onesti pensano questo. Sì, sì, questo mi ha anche fatto riflettere. Mi ha fatto riflettere anche sul fatto che spesso noi associamo, no, delinquenza con persone immigrate, no? Spesso facciamo, anche perché spesso è così. E quindi è stato proprio fortunato perché il kebab era aperto, perché c'era un'ordinanza. Non era in stazione, quindi era aperto. No, era anche in orario di apertura, cioè era un'apertura normale. E quindi allora mi ha sorpreso, e quindi ho detto, ma insomma, in fondo tutti quanti vogliamo le regole, vogliamo la disciplina, vogliamo tutelare i nostri affetti, le persone nostri, oneste, i nostri sì. Averi. Non è una questione di pelle o di cultura d'origine, sì. È una questione, okay, di onestà intellettuale, sì, di porsi nei confronti degli altri. Finisce, scusate, il mio breve ragionamento. Sì. No, quindi allora mi ha rafforzato alcune convinzioni sul fatto che veramente non è una questione proprio, come dicevi, di pelle, è una questione proprio di voler fare vivere una vita serena e tranquilla per sé e per i propri cari. E quello che però io vi chiedo, no, noi stiamo ragionando sul fatto del comunque in qualche maniera del garantismo, no? Perché nessuno ha detto che vuole che succeda come negli Stati Uniti, e nessuno vuole far west. Sindaco, nessuno credo che qui vuole il far west, vuole che probabilmente vengano decise delle norme che lì sono lì ferme a tutela proprio di tutti. Quello che io mi domando è, io che sono un garantista come persona, se succedesse a me una cosa del genere durante la notte, no, che io ho due ragazzi, due figlie, anche due cani, un cane e un gatto che comunque ci tengo alla loro incolumità. Cioè, come sarei il giorno dopo? Sarei più garantista? Sarei più un interventista? Ecco, io questo vi chiedo, se succedesse a lei, sindaco, no, una cosa del genere, spero di no, ovviamente, mi auguro di no, cioè lei il giorno dopo, che persona sarebbe? Io mi sono domandato che persona sarei. Guardate che secondo me... Non è un'osservazione, non è una critica. Guardi, io la largo a tutti. Io mi ritrovo perfettamente con tante delle cose che sono state dette. Però non dobbiamo passare dalla parte opposta. Cioè, la sicurezza è un diritto fondamentale dell'uomo che dobbiamo perseguire in tutte le maniere. Ma arrivare a dire che in ogni caso... Cioè, io sparo qualcuno solo perché ha messo il piede dentro a casa mia. Cosa è venuto a fare a casa mia? L'ho invitato io. È eccessivo. Allora, per la persona non deve entrare. È eccessivo, soprattutto in un momento storico in cui... Poi devo valutare se mi dà un pugno, devo valutare se ha il tappino rosso, se la pistola è normale o è semiautomatica, se invece può avere un coltello, se ha volontà di fare violenza su mia moglie, se vuole sequestrarmi i bambini. Devo valutare tutto quanto quello e poi dire, aspetta, vado di là e chiamo il 112 un attimo perché il telefono è sotto carica. Un attimo che lo accendo e chiamo i carabinieri. Cominciamo a venderglieli lì al negozio in ferramenta e cominciamo a vendergli l'arma. Ma chi ha detto questo? E poi ci ritroveremo con quel ragazzino che va a uccidere. Stiamo pesando mele e tu stai pesando banane. Sindaco, stiamo pesando mele e tu banane. Stiamo parlando di due cose diverse. Non puoi metterci in bocca, dandoci dei populisti alla fine, ragionamenti di questo tipo che non sono quelli che stiamo facendo. Noi stiamo dicendo che bisogna partire dal presupposto che se uno è incla dentro a casa mia, magari alle 4 della mattina,
magari qui sono Calebracci e Morfeo, cioè, e io sento l'Anex di giorno, entra alle 4 del pomeriggio, entra alle 4 del pomeriggio, entra a casa mia, io devo essere messo nelle condizioni non di valutare 50 aspetti per vedere di che cosa ha intenzione di fare, se è armato, se non è armato, se devo riuscire a chiamare i carabinieri, se non devo riuscire, se ho il telefono sotto carica, in quanto tempo arrivano i carabinieri, se lo chiamo e tutto, ma ho la possibilità di difendermi. Nessuno sta parlando di andare a comprare l'arma al supermercato, nessuno sta parlando di poter sparare così a caso, di sparare in giro per la scala o a una persona che fugge, perché comunque si dà priorità alla vita della persona, anche a quella del ladro, ma nel momento in cui il ladro entra a casa mia e mette a rischio la mia vita o quella dei miei figli, bisatto, non me ne frega assolutamente gente, e sappi che il tuo elettorato non la pensa come te. No, comunque parentesi, andiamo in pubblicità. No, ma è stato chiarissimo nel suo intervento. Stai difendendo i banditi, è un principio che è assolutamente sbagliato. Dobbiamo andare in pubblicità, perché sei dalla parte dei banditi.